Rudy Zerbi è solito criticare tutti i concorrenti. Spesso le esibizioni per lui risultano troppo banali ed è per questo che ricorre a delle ammonizioni non proprio carine. Sabato sera è andato in onda su Canale 5 un'altra divertente puntata del programma di Maria De Filippi Tu Si Que Vales. I giudici del programma hanno deciso di preparare insieme uno scherzo a Rudy Zerbi. Al centro dello studio sono state messe tante scatole di carte di diverse dimensioni. Rudy Zerbi finisce a terra. Appunto, nella prima scatola, il giudice Teo Mammucari ha trovato un sacchetto di caramelle, Maria De Filippi ha trovato nella seconda scatola un rosa rossa. Arriva finalmente il momento di Rudy Zerbi, che è subito apparso insospettito. Il coac di Amici Bendato si è avvicinato alla scatola più grande rispetto a quelle presenti in studio. Da questa grande scatola, però, è saltato fuori uno dei fratelli di Tip e Tap. Queste persone si nascondevano nelle scatole con lo scopo di spaventare Rudy Zerbi. Lo scherzo è riuscito perfettamente, tant'è che il giudice spaventato è inciampato ed è caduto a terra. Quando si è rialzato è stato rincorso per lo studio da una serie di persone che Gerry Scotti aveva riunito per organizzare questo divertente scherzo. La vendetta del non talento. I momenti divertenti di questo nuovo appuntamento non sono finiti qui. Nel corso di questa entusiasmante puntata è arrivato in studio un signore con la passione per il ballo. Rudy l'ha definito un non talento apostrofo, mentre Teo Mammucari ha apprezzato molto l'esibizione di questo simpatico concorrente. Non perdetevi il prossimo appuntamento con Tu Si Que Vales, che andrà in onda sabato prossimo su Canale 5 con un'altra puntata divertente e ricca di concorrenti in grado di portare in studio performance che vi lasceranno senza parole.